David Nalbandian è un personaggio che oramai si è dato al rally, ma purtroppo ieri, 7 di novembre dell'anno 2016, questo personaggio ha rischiato davvero tanto. Infatti l'ex tennista dell'Argentina, impegnato in una prova che per l'appunto lo ha visto protagonista in una provincia di Entre Rios, avrebbe perso il controllo della sua vettura, la quale si sarebbe letteralmente capottata più e più volte. Nalbandian, già protagonista, vi ricordo, di un incidente nell'aprile dell'anno 2015, però è miracolosamente uscito illeso dalla vettura in questione, come però anche il copilota che era con lui, Leonardo Soaia. Bene, questo sarebbe quanto, solo tanto spavento, solo tanta preoccupazione, solo tanto panico per Nalbandian. Meno male che però non si è fatto davvero nulla, ripeto, che è rimasto illeso, quindi sano, non morto. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione, un saluto e a presto.